alla ricerca disperata dei tre punti contro l'Anza, assicurazioni che con una vittoria riaggancerebbe il treno playoff. Questa è la formazione ufficiale, l'Anza che scende in campo con De Pietro, Antonio Dentice, Simone Dentice, Calderone, Giuseppe Cito, Cosa, Liuzzi, Convertino, Francesco Cito, Caracciolo e Raffo. Risponde invece Avis Grottaglie con Peluso, De Domenico, Manisi, Maggiani, Nocita, Giovine, Carta, Alò, Guglielmi, Maggi e Annicchiarico. Avis subito in gol dopo appena 4 minuti, questa sgroppata incontenibile di Annicchiarico si trasforma in vantaggio per i biancoverdi, nulla da fare per la difesa avversaria. Poco concreta la prima risposta all'Anza su questo calcio di punizione di Liuzzi che termina altissimo, non la seconda direttamente dagli 11 metri, tocca a Convertino ristabilire l'equilibrio nel rettangolo di gioco, palla da una parte e portiere dall'altra, 1-1. Avis che allora si riaffaccia in avanti, lo fa con maggiore incisività, questo calcio di punizione diventa un'azione interminabile che si conclude con l'occasionissima sui piedi di Guglielmi che colpisce in pieno il compagno. Ancora Avis, sempre su calcio da fermo e palla che non prende il giro giusto, ci riprova da zona più centrale, allora conclusione molto insidiosa che termina fuori di pochissimo. Con le immagini passiamo alla ripresa, ancora Biancoverdi, fantastica discesa in velocità di Annicchiarico che cerca il pallonetto ma l'uscita di De Pietro evita la marcatura del numero 23. Che può riprovarci al 15° della ripresa sugli sviluppi di un altro traversone col mancino, meta per lui. Ancora più clamoroso è l'erroraccio sotto porta di Nocita che quasi non crede ai suoi occhi, colpa del vento, chissà. Fatto sta che al 18° Avis si riporta in vantaggio, cross lento dalla sinistra, appoggio di uscire perfetto per il destro di Carta che trova l'angolino, immobile l'estremo difensore a 12 dal termine, può diventare davvero decisivo. Manca poco alla fine, calcio di punizione, palla calciata alta da Raffo, ma a 5 dalla fine cambia ancora una volta la partita, è proprio lo stesso numero 21 che dà il via alla manovra, Cosa riesce a crossare due volte, Raffo con la punta di giustezza sigla la rete del 2-2, gioia e disperazione in campo, la lunga corsa come Tardelli in Spagna 82 con omicidio finale, chiude il sipario su una pirotecnica partita dallo stadio Monticello di Grottaglie e finisce in parità.